High Tech. Gli scaffali della British Library strabordano di libri, sono 150 milioni. Li hanno sfogliati numerosi lettori per anni e per questo le pagine si sono deteriorate. Per questo motivo la British Library, come molte altre biblioteche al mondo, sta digitalizzando la sua vasta collezione. Trasferiti sul web, i libri sono accessibili a tutti. Ma non si tratta solo di questo. I libri e i manoscritti sono fatti di materiale organico, non importa quanto te ne prenda cura, quanto sia perfetta l'umidità e la temperatura, perché nel tempo si decompongono, come succede agli esseri umani. Quindi, digitalizzandoli si ottiene qualcosa che non si corrompe. Quello che ci interessa è che i file non si alterino e che si possa sempre cambiare software per leggere il materiale nel modo giusto. La digitalizzazione è particolarmente importante per le opere antiche e preziose come questa di Leonardo da Vinci. Il codice Arundel è stato scritto da Leonardo tra il 1478 e il 1518. Contiene il suo pensiero, le sue teorie e i suoi schizzi su vari temi. È un'esperienza molto più coinvolgente rispetto a quando hai il libro di fronte a te. Oltre a poter zoomare, a guardare le immagini e i disegni in dettaglio, ci permette anche di fare altre cose, come la traduzione dell'italiano antico. Per il momento solo l'1% del contenuto della biblioteca è stato digitalizzato. Il suo sito internet attrae 10 milioni di visitatori all'anno, che possono vedere 4 milioni di libri digitalizzati.